Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Una delle conduttrici più amate di sempre è stata colpita da una tragedia improvvisa che ha messo in crisi l'intero mondo televisivo. Simona Ventura è una presentatrice versatile, simpatica, talentuosa e familiare e per queste ragioni gli italiani la seguono e la apprezzano da molti anni. Il suo esordio lavorativo è avvenuto grazie al programma Domani Sposi. Poi è passata a Telemonte Carlo e successivamente ha condotto Domenica Sportiva e Domenica In. Iniziati gli anni 2000, la Ventura ha preso il timone del Festival di Sanremo e immediatamente dopo ha condotto il programma che l'ha consacrata come presentatrice televisiva, ovvero l'Isola dei Famosi. Simona è una conduttrice talmente amata che ha ricoperto anche il ruolo di giudice al talent show X Factor e dal 2016 è anche sbarcata su Sky. Insomma, una donna che ormai è diventata una veterana nella conduzione di programmi del piccolo schermo, passando da un genere all'altro. Infatti, la Ventura ha iniziato con il tema dello sport per poi passare a quello musicale fino anche alla conduzione del reality piuttosto della televisione. La vita privata e sentimentale di Simona Ventura. Alla conduttrice di Bentivoglio non sono mai piaciute le luci della ribalta al di fuori del campo lavorativo. Infatti, è sempre stata una donna che ama la sua privacy. Tuttavia, la cronaca rosa riguardo a Simona è piena di informazioni, partendo da quella principale: la Ventura è stata sposata con il calciatore Stefano Bettarini, ma i due hanno divorziato nel 2004. Tuttavia, dal loro amore sono nati due figli, Niccolò e Giacomo. Al momento, la Ventura ha una relazione amorosa con lo scrittore Giovanni Terzi e i due sono molti complici e rispettosi l'uno dell'altra, supportandosi a vicenda e dimostrando di essere molto uniti ed innamorati. Purtroppo, però, oltre alle belle notizie ci sono anche quelle brutte. Il tragico lutto che ha colpito Simona Ventura. Sebbene la Ventura non ami particolarmente essere al centro dei vari gossip, adora condividere sui suoi profili social la sua quotidianità e mostrarla ai suoi follower, divertendosi con loro. Oltre alle frivolezze, Simona condivide anche i suoi progetti lavorativi e i suoi obiettivi. Tuttavia, ci sono anche delle note negative tra i suoi post. In particolare, un post tragico pubblicato di recente. Sappiamo tutti che lo scorso 24 febbraio la TV ha detto addio ad un pilastro della storia italiana, ovvero Maurizio Costanzo. La sua improvvisa dipartita ha lasciato tutti senza parole e adesso Maria De Filippi non ha più la sua ancora vicino. Anche Simona Ventura si è unita alle numerose condoglianze dedicate a Costanzo, pubblicando un post con la frase: "Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video".